istinto anche che mi sembra innato naturale nell'uomo è quello di preservarsi dal dolore, sia fisico che, certo, sì, mentale. Questo qua è un meccanismo che forse ci ha portato all'estremo a certe conseguenze. Sì, no? Possibilmente questa cosa di preservarsi del dolore che si installa da molto piccoli, però è un fenomeno, secondo la mia esperienza terapeutica, che si installa quando il bambino non ha dove andare. Perché una delle condizioni più importanti che noi dobbiamo, per quello io amo molto a questa psicologa Alice Miller, che ha avuto il coraggio di denunciare questo e di mettere un po' nell'asse del suo lavoro terapeutico questo, è il bambino, a differenza dell'uomo adulto, del giovane, è contro il muro. O salva i genitori o muore anche lui. Dunque spesso il bambino sopporta dolori e si fa delle contratture, dei blocchi di sopravvivenza, perché non trova nel genitore e nella società attuale un punto di appoggio sufficiente per poter essere quello che lui vuole. E sono pochissimi i genitori che tengono conto della natura del bambino. Di solito il genitore comunemente proietta sul bambino lo che lui vuole che il bambino sia. E questa è una pratica, secondo me, mortifera per il bambino. Il lavoro di un genitore dovrebbe essere, davanti al suo figlio piccolo, studiarlo, vederlo, guardarlo per aiutarlo a diventare quello che lui già è e che non sa di esserlo, perché la coscienza non è evoluta ancora in lui. Però un appena nato è inconsciente puro, inconscio puro, ed è una meraviglia vedere i movimenti e la personalità come sfiora verso il fuori. Se uno studia questo, noi dovremmo fare del nostro bambino quello che lui è nato per fare. Questo sarebbe l'atteggiamento. Invece il bambino nasce in una famiglia complessa, piena di lotte interiori, di gente che cerca di realizzarlo e non può. Le persone che pensano, beh, adesso un figlio è lui che farà per me. E tutto, voglio che il mio figlio sia come dico io, perché questo è il bene, il male è un'altra cosa. E beh, questo bambino si deve adattare, sì o sì, perché a quell'età non ha altra possibilità. Di lì che sono i blocchi. Oggi i bambini hanno blocchi fortissimi già quando hanno un anno di età. Hanno l'artrite reumatoide a mesi di età, che è una malattia squisitamente psicosomatica e che indica una retrazione del bambino dal mondo, perché non trova come insertarsi, non trova e trova che è troppo pesante la carica che porta e che non sa come fare, dunque si retrae e le giunture cominciano ad accorciarsi e a deformarsi. Mesi prima dell'anno si vede oggi l'artrite reumatoide. Vuol dire, sono sintomi che indicano che il bambino in realtà non viene aiutato a vivere, ad essere quello che è, viene sottoposto a pressioni enormi per dare un'apparente o cosiddetta felicità agli altri, per adempiere scopi, come una volta era l'eredità o la professione che si doveva fare perché papà voleva che io fosse quello, però che adesso è molto più interno. La richiesta, magari perché fare l'ingegnere o il medico, beh, è una cosa abbastanza esterna tutto sommato, lasciare un ritaglio di mondo interiore ancora in libertà, bastava che uno fosse l'ingegnere che papà voleva e beh, via, no, adesso no, è come si siede, come corre, come non corre, cosa fa, cosa sente, cosa che gli piace o cosa che non gli piace, è molto più, si possiamo dire, aggressiva la politica verso i bambini. Se viene una fase come questa dove il bambino è meglio che sia passivo, tutto concorre perché questo bambino sia passivo. Nel libro io parlo molto della postura per dormire, che adesso è adoperata per iniziativa dei pediatri di tutto il mondo. Si hanno messo d'accordo in una cosa come questa in tutto il mondo, una cosa tremenda, far dormire il bambino sempre con la pancia e tenerlo tutto il giorno con la pancia in su, perché le immobilizza tutto, fino a che lui può girarsi e fare qualcosa per propria iniziativa. Passano un sacco di mesi, a volte un anno,
e dunque il bambino nel momento in che può attesorare, far tesoro dentro di sé di un qualcosa che lo impulsa dal di dentro a vedere, a fare, a toccare, a desiderare, è annullato. Questa funzione è annullata per un anno, forse due. È una cosa grossa questa qua, molto grossa. Perché il bambino per quello dopo è molto obbediente, perché ha perso la connessione con sé. Non sa che di sé può partire una cosa meravigliosa. Non c'è stata nessuna esperienza di questo tipo. In nome della salute, perché sennò il bambino può morire. Cosa che non è stata dimostrata da nessuna statistica né da nessuna ricerca approfondita. Dunque, più noi facilitiamo il movimento del bambino, più questo bambino avrà la percezione che da sé stesso viene qualcosa di utile, che non necessariamente tutto viene dalla scuola o da mamma e papà. E noi dobbiamo difendere questo diritto del essere umano di sapere che è nato qualcosa, che non è una tavola rasa che va riempita dalla cultura. Oggi il bambino è una tavola rasa che è vuota e deve essere riempita dalla cultura. Scuola materna, tutto quello che dice la maestra, che da sé non si può aspettare grandi cose. Certamente c'è una minoranza che per fortuna sempre se la cava con la propria ispirazione. Sicuramente sì, però la maggior parte è così. E questo è un handicap per l'umanità, è un tremendo handicap. Però è vero che promette società sottomesse e ubbidienti. Ora, l'obbedienza, la docilità, dove ci può portare? Io, come credo molto che l'inconscio è una fonte di vita e di rinnovamento umano, culturale e sociale, penso che bisogna difendere l'altro punto di vista, che l'inconscio sempre ci può dare soluzioni inaspettate e che bisogna aprire, mantenere aperta questo collegamento con la nostra sfera inconscia, abitarla e lasciarsi influenzare in molti modi. Sì, certamente bisognerà lavorare, io lavoro con quello, il corpo è inconscio la maggior parte, e lavoro perché l'inconscio è anche una fonte di dolore, di impedimenti, bisogna un po' darsi da fare lì, districarsi lì, e l'essere umano deve conoscersi e deve poter vedere, no, questo che mi viene dall'inconscio è un blocco, è una cosa che mi sospende nella passività e nell'adattamento senza nessuna creatività, o no, invece questa è un'idea che va. Però se non ha nessun contatto mai, questa cosa non è possibile. E il corpo è quello. Il corpo è pura acqua, 60-70% acqua, e l'acqua è inconscio. I nostri sistemi nervosi funzionano perché sono inconscio. La parte conscia è quella che spesso produce blocchi, no? Però, voglio dire, con gli anni io credo che la civiltà ha dimostrato che la purezza viene dal di dentro, dall'inconscio, non dalla coscienza, con tutti i suoi affanni e ambizioni. Dunque, dobbiamo fare radice nell'inconscio per vivere. È un modo di equilibrare, di non fare tanto unilaterale la nostra cultura.